prova strumentale della nuovissima Kia EV6 o EV6, se preferite il mondo anglofono. Per scoprire i suoi pro, ma soprattutto i suoi contro, beh, l'abbiamo messa a dura prova qui in pista con i nostri test, il nostro ingegnere, e alla fine le daremo tutti i voti che trovate nel mitico pagellone di automoto.it in fondo al video. Avrà preso insufficienze? E se sì, dove? Oggi Leonardo, il nostro videomaker qui in pista, mi ha detto: ma non proviamo più le auto col motore, vero? A pistoni. Sono tutte elettriche ultimamente. E io gli ho risposto: caro amico mio, conviene che ti ci abitui, perché le elettriche sono sempre di più e saranno sempre di più. Questa, peraltro, è un'elettrica che di cose da dire ne ha tante, visto che nasce su una nuova architettura, una piattaforma nativa per le auto a batterie a 800 volt. Visto che sono sempre di più, diventa sempre più importante capire come vanno una rispetto all'altra, quali sono i loro pregi e difetti e quanta strada fanno. Ed è per questo che noi abbiamo i pro e contro che con le rilevazioni strumentali ci aiuteranno a orientarci in questo marasma di auto a elettroni. Le principali concorrenti di questa Kia sono le Tesla, agguerritissime, ma si dovrà guardare le spalle anche dalla sua cugina Hyundai Ioniq 5, che sfrutta la stessa architettura. Noi peraltro queste auto le abbiamo provate tutte qui nei pro e contro, quindi abbiamo un sacco di numeri rilevati e quindi reali da mettere a confronto. Un'auto coreana vera, visto che viene costruita per davvero in Corea del Sud. E giusto un accenno ai prezzi, poi per orientarsi lungo la prova ci torniamo come al solito alla fine nell'apposito capitolo. Questa versione con doppio motore, allestimento ricchissimo GT Line, sfonda quota 60.000 euro. Non pochi, il modo di spendere un po' meno comunque c'è, come vi spiego in fondo. 4,68 m per questa nuova elettrica coreana. Un design sicuramente originale, non hanno scopiazzato da nessuna parte, e uno stile che da qui poi verrà, no, convogliato su tutti i nuovi modelli Kia. Superfici ampie e molto levigate, non troppo cariche, almeno sulla fiancata, e questo sicuramente le giova. Il frontale forse è la zona più convenzionale, piuttosto aggressivo, ma senza esagerare. Non mi sono piaciute tanto queste superfici così ampie in nero lucido, sapete che né io né l'ingegnere le apprezziamo particolarmente. Molto bene però i fari, firma luminosa, super originale, e poi sono interamente a LED. La parte più originale secondo me è sicuramente dietro, anche di notte. Qui il colpo d'occhio è garantito da questa enorme lama luminosa che corre per l'intera larghezza della EV6, la trovo veramente fantastica. Anche qui forse un po' troppo nero lucido, almeno per i miei gusti. Bello l'alettone, che tra l'altro occupa, guardate, due curiose luci di cortesia davvero originali che di notte aiutano, no, a sottolineare la silhouette così particolare di questa zona posteriore. Come su Ioniq 5, inspiegabilmente abbiamo sì il portellone, ma senza tergi-lunotto. E sinceramente non ho capito perché. L'indagine qualitativa del nostro ingegnere cosa ha portato a galla? Beh, che questa Kia è costruita fuori veramente bene, perché le fughe sono molto sottili, c'è chi fa ancora meglio, ma siamo veramente quasi al top, e poi tutte piuttosto regolari. Quella lì laterale addirittura nasconde una guarnizione per migliorare, no, l'insonorizzazione. Soltanto quelle qui davanti del cofano anteriore le abbiamo trovate non molto regolari e forse un po' troppo abbondanti, ma in generale una costruzione davvero tedesca, anche se è coreana. Ma siamo alla prova portiera, intanto una bella sorpresa, maniglie a scomparsa, migliorano l'aerodinamica, l'estetica, e poi quando andiamo ad aprirla la sensazione è buona di qualità quando afferriamo la maniglia. Lo dico perché non è sempre così scontato quando abbiamo questo tipo di soluzione. E poi, beh, un suono piuttosto ovattato, direi molto bene, non eccezionale, non eccellente, c'è chi fa sicuramente di meglio, però davvero ben fatto. Tutto sommato la sensazione è di un suono felpato. Abbiamo guarnizioni qui piuttosto abbondante, non cicciotta come su altre macchine, ma bene, e anche dall'altro lato, quindi sulla porta battente. Anche in questo caso ci sono soluzioni ancora più generose dal punto di vista delle guarnizioni, però un lavoro ben fatto. La EV6 è il modello che ha inaugurato la nuova impostazione delle Kia del futuro,
e quindi questa configurazione poi l'abbiamo ritrovata sulla nuova Sorento e anche sulla nuova Niro. Ben fatto, perché è tutto ben avvolgente, non c'è quell'idea di salotto che abbiamo su Hyundai Ioniq 5. Qua è tutto un po' più sportivo e il guidatore si sente, no, più avvolto dalla strumentazione. Ci sono i due classici pannelli da 12.3 pollici appaiati e poi la plancetta, ormai l'abbiamo imparata a conoscere, con duplice valenza. Basta un click per trasformarla da menu del sistema di navigazione a quello del climatizzatore. Bisogna un po' abituarsi all'inizio, ma è una soluzione che abbiamo trovato intelligente. I tasti sono comunque a sfioramento, però meglio così che non avere nessun tipo di tasto, nessun tipo di shortcut. E poi comunque abbiamo due belle ghiere che servono a regolare il volume o a regolare la temperatura del climatizzatore. Bellissimo poi il tunnel qui centrale, non è scorrevole come sulla Hyundai Ioniq, qui è fisso, però è sospeso e quindi rimane un'enorme tasca qui centrale, porta oggetti, davvero capiente, ricarica wireless con ventolina per raffreddare la batteria, tipico di tutto il gruppo Hyundai Kia, porta bibite non troppo ampi, ecco, forse qui gli americani avrebbero preferito mettere un milkshake jumbo in maniera un po' più agevole. Bello il tasto di accensione qui con questa finitura satinata, un po' troppo piano black. Sapete che né a me né all'ingegnere piace questo materiale, si riempie di polvere come in questo caso, di ditate, si riga molto facilmente. Su tante nuove Kia ne abbiamo trovato forse un po' troppo. Altri tasti a sfioramento qui per i sedili che sono ventilati, riscaldati, anche il volante è riscaldato, davvero tantissime funzioni, tantissimi accessori su questa Kia. A proposito di volante, è il nuovo del marchio coreano, quindi ha due razze particolari. Attenzione però, hanno fatto anche i tasti in nero lucido, dove proprio andiamo coi polpastelli, quindi qui le ditate ve le beccate e sono assicurate. Molto meglio i bilancieri che abbiamo trovato qui, bella anche la drive mode integrata qua al volante, e i deviolucci ci hanno convinto per fattura e sensazioni quando li andiamo ad azionare. Tutti i comandi, ecco, trasmettono una bella idea di qualità, anche il rotorone qui della modalità di guida, i bottoni, le ghiere, i paddle per regolare l'intensità della frenata rigenerativa, ecco, tutto dà una bella idea di consistenza, di solidità, ci è piaciuta. Stesse considerazioni per il pannello porta, che è davvero ben fatto, tanti materiali diversi, ben armonizzati tra loro, tra l'altro materiali soft touch anche nella parte alta, attenzione al solito piano black, un po' troppo anche qui nella zona dei tasti, ne avremmo fatto a meno. E poi guardate la cura per il dettaglio, tasca interamente floccata, non è molto grande ma ci sta la bottiglietta. La plancia invece è tutta in materiali duri, però li hanno mascherati bene, questa finitura qui frontale, quella più esposta, è davvero gradevole, sia alla vista, devo dire, sia anche al tatto. Qui invece la parte del cruscotto più lontana è tutta croccante, come direbbe Emiliano. C'è però un'attenzione all'ecologia, tanti materiali come quelli per esempio qui della plancia sono ricavati da plastica riciclata, e poi sedili che non sono super avvolgenti, non siamo di fatto su una sportiva ed è giusto che sia così, sono comodi e i materiali restituiscono belle sensazioni al tatto, eppure sono in pelle vegana, come si dice oggi, non quindi di derivazione animale. Posizione di guida molto bene secondo me, regolazioni intanto elettriche per il sedile, e se si va tutto in basso si riesce comunque ad assumere un'impostazione piuttosto sportiveggiante, non in maniera molto esasperata, però ecco, non si è costretti a rimanere per forza con le gambe molto piegate, non c'è quella sensazione di essere un po' appollaiati, abbarbicati sul volante. Ben fatto, ho gradito molto questa impostazione sportiva. L'abitabilità rimane uno dei punti di forza di questo progetto. Siamo su un'auto elettrica che nasce su una piattaforma nativa e questo ha permesso di giocare meglio con gli ingombri e di ottimizzare gli spazi interni. Non abbiamo, guardate i numeri in grafica, esattamente i centimetri della Ioniq 5, che da questo punto di vista è ancora più sensazionale. Qua dietro però c'è davvero tantissimo agio, anche qui si possono allungare le gambe, spazio per le ginocchia sconfinato. Attenzione solo all'accessibilità, perché la portiera è piuttosto grande, però hanno voluto giocare con il design, con un tetto così spiovente, e questo può creare qualche impedimento durante la salita e la discesa dei passeggeri. Bocchette di ventilazione non sono qui al centro, ma ci sono qui annegate nei montanti, meno male, anche se non hanno regolazioni dedicate. Prese USB Type-C qui nei sedili, come su tutte le nuove Kia. Altri vantaggi della piattaforma nativa elettrica, architettura a skateboard, come si dice, dalla batteria, quindi pavimento completamente piatto, che bello, non c'è il tunnel. Il quinto passeggero ha
uno spazio vitale abbastanza buono, non ha appunto il tunnel, però deve fare i conti con lo schienale più rigido visto che c'è il bracciolo. Peccato perché lo spazio non era così male per un eventuale quinto passeggero. Bello che si può decidere l'inclinazione dello schienale manualmente, quindi eventualmente si può decidere anche di inclinare tutto e si può schiacciare un sonoro pisolino. Attacchi Isofix naturalmente ci sono, però non sono super accessibili, sono un po' annegati nell'imbottitura, peccato, non sono del tipo a sportellino. A proposito di seggiolino, l'apertura della portiera non è propriamente a 90 gradi, però rimane comunque una grande apertura, c'è tanto spazio, quindi metterlo, dai, non è così difficile. Attenzione soltanto alla testa per via di questa accessibilità non ottimale che abbiamo riscontrato. Il test di insonorizzazione è andato mediamente bene, come spesso accade con le elettriche, vere campionesse di comfort a bassa velocità. Quando si raggiungono le velocità autostradali però c'è qualche fruscio di troppo che proviene da questa zona per via di questi retrovisori, secondo me fin troppo abbondanti, e da questo design discutibile. Questa pinna forse se la potevano pure risparmiare. Davanti troviamo uno schema sospensivo molto tradizionale che sfrutta delle MacPherson. Dietro invece è più raffinata la EV6, visto che sfoggia un multilink a 5 leve. Le molle ad aria non sono disponibili nemmeno a richiesta, ed è un po' un peccato perché, complici i cerchi di grandi dimensioni e il peso elevato, la EV6 rischia di essere un po' troppo rigida, anche se solo in corrispondenza degli ostacoli più evidenti e importanti. Ed eccoci al baule. Intanto apertura elettrica, ça va sans dire, siamo comunque su un'auto ben equipaggiata che inizia a profumare quasi, no? Di premium, quindi ben fatto. Un vano che è un po' in chiaroscuro anche secondo i litri rilevati dal nostro ingegnere, che ovviamente non sono vicini a quelli dichiarati. Però cosa ci dicono questi valori? Intanto il vano di per sé è abbastanza profondo, vedete la macchina è piuttosto lunga, però come su Ioniq 6 e poi l'altezza di carico utile qui è molto limitata. Guardate quanto poco spazio c'è dal piano di carico al tendalino, che è dove si ferma la nostra misurazione. Quindi un vano profondo ma un po' basso, e questo l'ha sicuramente penalizzata, anche perché il tetto è super spiovente, quindi la capacità di carico effettivamente è piuttosto limitata per un'auto così ingombrante. Ci saremmo aspettati sicuramente qualcosa di meglio, anche perché il doppio fondo c'è ma è molto limitato. Si riescono a stivare giusto i cavi per la ricarica domestica, per la ricarica in alternata, e anche il connettore per poi usare la macchina come un enorme power bank. Una funzione che abbiamo trovato anche su Ioniq 5, molto curiosa, e che ha anche questa Kia. Finiture, bene, il fondo è in moquette, attenzione però la soglia è un po' alta ed è in plastica dura, col tempo rischierà di rigarsi. L'aggancio del baule non è celato da alcun tipo di scontrino, a differenza della serratura che invece è ben mascherata. Però guardate i fianchetti, intanto i passaruota sono evidenti, non sono annegati, e poi c'è tutta plastica dura. Su un'auto di questo livello sinceramente ne avremmo fatto a meno. Anche i ganci sono in materiale plastico, sarebbe stato meglio averli in metallo. Quindi finiture non a livello del progetto secondo me, bene però perché c'è la leva, la scorciatoia per abbattere i sedili direttamente da qui. A questo punto si forma un vano quasi completamente piano. Piatto, abbattimento molto classico 60-40 con pozzetto per eventuali oggetti lunghi, i classici sci senza montare il portasci. Luce di cortesia ne abbiamo una però a LED e una bella presa a 12 volt. Elettrica con piattaforma nativa, vediamo se davanti sono riusciti a trovare un vano per esempio riporre i cavi. Beh, qualcosa c'è, eccolo qui. Alziamo il coperchio, il minimo sindacale, è un po' proprio piccolino, però qualcosina si riesce a stivare. Certo non è un vano molto sfruttabile, meglio però di altre elettriche native che invece davanti proprio non offrono niente, nulla, nisba. Piattaforma MEB del gruppo Volkswagen. Nella prova empirica con le valigie cinesi l'ingegnere riesce a caricarne 4, ma una più piccola dell'altra, oltre a due borsoni e uno zaino, un po' poco per una crossover di quasi 4,7 metri. Sorprendentemente offre meno spazio rispetto alla consanguinea Ioniq 5, nonostante sia un po' più lunga. La causa è da addebitare alla particolare conformazione della carrozzeria nella zona posteriore, oltre al passo, che è un po' più corto. Capitolo tecnologia. Qui abbiamo due bei display appaiati da 12,3 pollici.
una strumentazione ricca al passo coi tempi. La risposta al tocco del sistema multimediale secondo noi non è proprio fulminea, sarebbe migliorabile. In ogni caso il sistema è molto ricco e completo, ci sono Apple CarPlay, Android Auto, non si ha l'impressione di avere un sistema obsoleto o che abbia bisogno di una rinfrescata. Stesso discorso per la strumentazione, che ha una buona risoluzione, animazioni che non laggano. Attenzione però che non è poi così grandemente personalizzabile. Cambia layout, cambiando le modalità di guida, ma senza effetti particolarmente scenografici. Il computer di bordo è ricco di informazioni, però non si può avere la mappa tutto schermo del sistema di navigazione, come invece fanno alcune concorrenti. Secondo me poi le informazioni non sono sempre distribuite in maniera organica e ordinata, soprattutto all'inizio bisogna farci un po' il callo, l'abitudine per andare a trovare a colpo d'occhio quello che ci serve. Tutto bene poi dal punto di vista degli assistenti alla guida, perché questa EV6 mette in mostra quanto di meglio partorito dalle parti di Seoul. Abbiamo una guida assistita di livello 2 piena, che devo dire funziona bene. Il mantenimento di traiettoria offre correzioni di sterzo piuttosto naturali, non si va mai a disattivare il sistema perché invasivo o poco naturale negli interventi. Noi proviamo la EV6 nella configurazione a doppio motore, 325 cavalli di potenza complessiva. Attenzione, se non vi dovessero bastare, è arrivata sul mercato comunque anche la EV6 GT, che di cavalli ne ha più di 500, quindi crepi l'avarizia. In ogni caso sono proprio curioso di vedere come se l'è cavata nei test strumentali, soprattutto nei confronti delle rivali. Quindi partiamo da un bel test di accelerazione. Mettiamo in sport in modo da avere tutta la potenza disponibile e giù tutto. La Kia è riuscita a fare meglio della IONIQ 5, che, a onor del vero, però, avevamo provato in una versione che aveva qualche cavallo in meno, 305 contro i 325 della Kia. Una versione che, peraltro, ora non è nemmeno più a listino. Ma ci ha lasciato di stucco la EV6, soprattutto perché ha fatto meglio del valore dichiarato. L'accelerazione è bruciante e questo le dà automaticamente un biglietto d'accesso all'Olimpo delle elettriche. Il risultato è migliore rispetto a quello di molte concorrenti e praticamente identico a quello di una Furia, come la Model Y Long Range. Non osiamo immaginare di cosa sia capace, quindi, l'ancora più esuberante EV6 GT da 585 cavalli. Tanta sostanza senza arrivare ai livelli esoterici di alcune concorrenti, per quelli bisogna scomodare la variante GT. Considerazioni che valgono anche nel test di ripresa. Il valore è strepitoso in termini assoluti, è migliore rispetto a quello di IONIQ 5 e anche di Mustang Mach-E, due auto che avevano ottenuto già risultati eccezionali. In più, se non vi dovesse bastare tutta questa esuberanza, potete sempre scegliere la versione GT, che porta la coppia da 605 Nm a un valore mostruoso di 740 e che, con ogni probabilità, abbasserà il tempo sotto al muro dei 3 secondi. E in frenata? Come se la cava? Beh, un bel giù tutto al contrario, ce lo dirà. La Kia ha dimostrato grande carattere anche nel test di frenata. In media le sono bastati poco più di 37 metri per un completo arresto da 100 km orari. Un ottimo risultato considerando che ha fatto meglio di Model Y. Da segnalare però che alcune concorrenti riescono a fare addirittura meglio, come Volkswagen ID.4. Purtroppo il dato non è paragonabile in questo caso con Q4 e IONIQ 5, provate con pneumatici invernali. Dinamicamente una notizia importante c'è. Rispetto alla Hyundai IONIQ 5, questa Kia a parità di architettura sfodera un assetto decisamente più reattivo. La Hyundai l'abbiamo trovata molto comoda, ma forse un po' troppo goffa quando si alza il ritmo, un po' troppo in relazione a un'auto che ha più di 300 cavalli, naturalmente. Ecco, la Kia da questo punto di vista ci ha convinto sicuramente di più, ha un assetto più coerente con la potenza erogata da questi due bei motoroni elettrici. La reattività è piuttosto buona e i cambi di direzione sono abbastanza veloci. Attenzione però, non si sconfina mai nella sportività pura e nella piacevolezza di guida autentica che per esempio riesce a mettere in atto una Tesla Model 3. Perché qui quando il ritmo si alza parecchio, comunque i movimenti di cassa
ci dà qualche ripercussione di troppo che poi costringe i controlli di trazione a intervenire anche in maniera abbastanza evidente. Si possono comunque disinserire i controlli di trazione, aspetto non scontato sulle auto elettriche, però anche quando poi siamo in uscita di curva mi va a tirare tanto l'avantreno di questa configurazione AVD e quindi non si riesce proprio a fare il traverso di potenza puro. Anche in questo frangente però niente paura, perché la variante GT ha una modalità drift appositamente studiata per gli amanti del genere. Lo sterzo ha un giusto carico, non eccessivo, e secondo me è positivo su un'auto come questa, che di fatto rimane comunque un crossover seppur ad alte prestazioni. È piuttosto preciso e progressivo, non male. Certo, gli manca sempre, secondo me, un pochino di rapidità. Il feeling è sempre un pochino filtrato. Avrei preferito, ecco, trovare un comando forse un pochino più autentico. E siamo alla prova parcheggio, quindi proviamo la manovra. Abbiamo un'auto di quasi 4.7 metri, quindi un crossover piuttosto grande, soprattutto per chi vive in città affollata. Però una prima sorpresa, il raggio di sterzata è eccezionale, molto buono, gira quasi in un fazzoletto in relazione alle dimensioni. La visibilità è non buona, soprattutto dietro montanti giganteschi, l'1.8 piccolo inclinato. Per fortuna c'è una bella retrocamera con una efficiente visione a 360 gradi. Montanti anteriori anche qui un po' spessi, molto inclinati, tendono a fare blocco con lo specchio, la visibilità non è buona neanche davanti, anche nelle svolte più strette bisogna stare un po' all'occhio. Sempre intrigante, oltre che futuristica, la funzione che permette di far entrare e uscire dal parcheggio l'auto attraverso i pulsanti dedicati sulla chiave. Roba che, fino ad alcuni anni fa, si vedeva solo sulle ammiraglie di alta gamma. Elettrico fa rima con autonomia. E quindi, per scoprire quella reale, non di certo quella dichiarata, abbiamo spedito il nostro ingegnere nel nostro ciclo di rilevazione in condizioni reali, il Cappio, assistito e monitorato dalla tecnologia Geotab. Ecco cosa ha scoperto. In media, con una singola ricarica, la EV6 AVD con la batteria più grande attualmente disponibile, da 77.4 kWh netti, riesce a percorrere 380 km reali, un dato inferiore rispetto a quello dichiarato, ma paragonabile a quello di molte concorrenti. Soltanto ID4 e Model Y, che montano accumulatori paragonabili per capacità, riescono a fare un pochino meglio. Naturalmente, il dato del nostro ciclo Geotab è pesantemente influenzato dal lungo tratto autostradale previsto, dove le elettriche soffrono di più. In autostrada, per intenderci, la EV6 non riuscirebbe a fare nemmeno 300 km a velocità codice. Le cose migliorano, al contrario, se si rimane solo in città, dove non è difficile percorrere anche più di 440 km con una singola ricarica. Dove riesce a fare la differenza la EV6 è più che altro nei tempi di ricarica. Sfruttando una modernissima architettura a 800 volt, merce ancora rarissima nel panorama delle elettriche contemporanee, permette di recuperare 100 km di autonomia in 10 minuti a una colonnina super fast, a patto di trovarne una, visto che si riesce a ricaricare con una potenza di picco fino a 240 kW, in condizioni ottimali. Più tradizionali invece i tempi di ricarica alle normali colonnine in alternata, visto che il caricatore di bordo è piuttosto standard, da 11 kW. I prezzi non sono così accessibili. In ogni caso noi non ci siamo fidati del prezzo di listino, nudo e crudo. Siamo andati a scavare, a vedere cosa offre il mercato reale ed ecco cosa abbiamo scoperto. I prezzi di listino dicono che per una versione come la nostra, AVD in allestimento GT Line, servono quasi 65.000 euro. Tanti, anche se, rinunciando a qualche optional, sul mercato reale abbiamo trovato auto in pronta consegna intorno ai 58.000 euro. Un prezzo che scende ulteriormente, rinunciando alla trazione integrale e a una manciata di cavalli. Le versioni a trazione posteriore, da 228 cavalli, si trovano a 50.000 euro circa. Cifre che in ogni caso rimangono importanti, come però accade sempre con le elettriche. Ancora più proibitiva poi la superpotente GT, per cui servono almeno 70.000. Strepitosi invece i costi di mantenimento, perché nonostante le valanghe di cavalli, qui non si paga il bollo per i primi anni dopo l'immatricolazione. Un bel vantaggio, visto che una termica con questi valori di potenza andrebbe incontro a costi di mantenimento e fiscali folli nel nostro paese. E a voi ha convinto questa Kia EV6? Prendereste lei o la sua consanguinea Hyundai Ioniq 5? Se vi fa, raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Ciao da Matteo Valenti, dall'ingegnere. Vi lascio ai pro, ai contro, a tutti i voti del pagellone. Ci vediamo alla prossima prova strumentale automoto.it.